Salve a tutti da Gaia Rossini. Oggi impareremo a creare un'elica, una forma d'elica attraverso la modellazione con le curve. Vorrei però prima di tutto farvi due avvertimenti, due segnalazioni. Allora, innanzitutto io sono in grado di fare questi tutorial perché imparo dai tutorial in inglese di Gaia Clary. Gaia Clary di Machina Matrix li fa a livello totalmente gratuito, per cui sarebbe molto carino se le mandaste una donazione. Anche 10 linden fanno piacere. Ricordatevi che Jazz è una versione modificata di Blender fatta da Domino Maramà e che anche lui l'ha fatta gratuitamente. Perlomeno la versione di Jazz base è gratuita. Poi c'è la Pro e la Magic che sono a pagamento. Comunque per iniziare va benissimo la versione base e comunque sarebbe molto carino se facesse una donazione anche a Domino Maramà. L'altra cosa che devo segnalarvi è che prima di seguire questo tutorial dovreste seguire il tutorial di Salazar Sandbag per la modellazione attraverso le curve. Ok, noi cominciamo. Allora, innanzitutto cancelliamo la sfera di default tramite X. Ok, la cosa molto importante è che noi a questo punto andiamo in visione frontale perché sennò potremmo avere dei risultati totalmente sballati. Quindi andiamo in visione frontale premendo 1 e andiamo ad aggiungere una empty mesh, una mesh vuota, premendo barra spaziatrice, add mesh, empty mesh. Ok, questo lo dobbiamo fare in Object Mode, mi raccomando. Dopo averlo fatto, noi passiamo in Edit Mode premendo Tab e aggiungiamo due vertici. Come facciamo ad aggiungere due vertici? Teniamo premuto CTRL e clicchiamo sinistro con il mouse. Ecco, creato il primo, teniamo premuto CTRL e selezioniamo il secondo. Perfetto. A questo punto li selezioniamo tutte e due premendo A, vedete? Scendiamo qua in questo pannello finché dove troviamo Screw. Vedete qua dove c'è scritto Turns? Turns vuol dire giravolte. Mettiamo 3. Dopo aver premuto 3 con le freccette qua laterali, clicchiamo su Screw e vedete che viene fuori questa strana figura che è già lievemente a spirale. Vedete? A questo punto selezioniamo i vertici, premendo Alt, selezioniamo per esempio qua la riga di vertici e vedete che li ha selezionati tutti. Premiamo Canc. Vertices e vedete che rimane questo oggetto. Abbiamo quindi creato un oggetto che è composto da più edges collegati tra di loro. Allora, innanzitutto andiamo a selezionarli tutti premendo A e li suddividiamo ulteriormente. Come si fa? Premiamo W. Vedete, W subdivide, vedete che il numero degli edges è aumentato. A questo punto lo smuotiamo un po' cliccando su Smooth, ok, e lo strecciamo, lo scaliamo sull'asse X, scale X, scusatemi, lo scaliamo sull'asse Z, scale Z. Vedete? Così. Ok. A questo punto che cosa facciamo? Andiamo in Mesh, Scripts, Edges to Curve. Abbiamo creato un altro oggetto, voi non lo vedete, ma provate a muoverlo lungo l'asse Z e vedete che sono due. Se poi noi andiamo in Edit Mode, vedete? Vedete che sono diversi. Questo che abbiamo creato, tutte queste freccette. Ok, ritorniamo in Object Mode, scusatemi, in Object Mode, selezioniamo l'oggetto precedente e lo cancelliamo. Ok, poi se riselezioniamo questo e lo dobbiamo rinominare, lo chiamiamo Elica Barrina Path. Io lo sto rinominando tutto in maiuscolo, mi raccomando, è importante, eh. È importante il nome, è importante ricordarsi come lo scrivete, se maiuscolo o minuscolo. Ok, Elic Path. E questo, sino a questo passaggio ci siamo arrivati. Questo oggetto che noi abbiamo creato è un oggetto path o percorso.
A questo punto noi andremo a creare un cilindro e lo collegheremo con questo parto percorso con un modificatore. La pratica certe volte spiega meglio delle spiegazioni, scusatemi il gioco di parole. Andiamo in front view, in object mode, barra spaziatrice, add mesh, e andiamo a costruire un cilindro con quattro facce in X, 16 in Y. Se scrivendo questi valori vedete che uno dei campi diventa nero, provate a schiacciare Enter, dovrebbe andare tutto a posto. Se non andasse a posto, usate le freccette, mettete 15 e poi 16 e ritornate sul 16, Enter, dovrebbe funzionare. Comunque assicuratevi di avere due livelli e di aver abilitato Subsurf e Camp Tool, e facciamo il build. Ok, voi vedete che il nostro oggetto percorso, questo qua, si sviluppa soprattutto sull'asse X, questa qua rossa, per cui noi dobbiamo innanzitutto ruotare questo cilindro sull'asse X. Andiamo in Edit Mode, abbiamo tutti i vertici selezionati, premiamo R e 90. Ok, passo successivo, noi andremo a scalare questo cilindro su tutte le assi tranne che sulla X. Come si fa a farlo? Molto semplice. Allora, S per scala, Shift X. Aspetta, Shift X. E vedrete che l'oggetto si è rimpicciolito lungo tutti gli assi, ma non lungo la X. Ritorniamo in visione frontale, ritorniamo in Object Mode, andiamo a cercare Add Modifier, vedete qua sotto, lo clicchiamo, scegliamo da questo menu a finestrella Curve, ok, e a questo punto, scusatemi, viene sulla barra delle applicazioni, guardate qua sotto dove c'è scritto OB, dobbiamo andare a scrivere il nome dell'oggetto path che noi avevamo chiamato elica barretta path. Qua c'è un trucchetto. Allora, mi raccomando, sempre le maiuscole e minuscole. Voi potete scrivere la prima parte della parola, tipo eli, poi cliccate tab e vedete che è intelligente, scusatemi, Blender intelligente viene fuori da solo. Premiamo Enter e poi premiamo Enter e a questo punto abbiamo fatto. Vedete che il nostro cilindro si è già leggermente modificato e se noi premessimo Grab GX, vedete che il nostro cilindro si muove lungo il nostro percorso. Ok, sembra proprio un bruco. A questo punto, per sviluppare il nostro cilindro lungo l'oggetto path, dovremo fare semplicemente scale lungo l'asse X che è l'asse dominante. Vedete? Pian piano che lo facciamo, va avanti, possiamo farlo anche in più riprese. Vedete? Quando finisce il percorso, vedete qua, se voi andate avanti a scalare diventa invece diritto. Cioè facciamo così, scale X. E ok, abbiamo fatto un altro passaggio del tutorial. Riprendo questo tutorial, vedete un oggetto leggermente diverso perché nel frattempo mi è saltata la luce e sono dovuta ripartire da capo. Ok, comunque eravamo arrivati più o meno a questo risultato. A questo punto noi dobbiamo andare ad applicare il nostro modifier. Allora, vorrei farvi vedere una cosa. Il nostro modifier è qua sotto, è il modifier curve. Se noi cliccassimo adesso su apply, riceveremo un warning. Blender ci dice, attenzione, modifier is not the first. Infatti, se noi decidessimo di applicarlo, vedete che abbiamo un'alterazione della nostra mesh, quindi premiamo Ctrl Z e torniamo indietro. Perché succede questo? Perché i modifier vengono applicati in pila, in ordine dall'alto verso il basso. Vedete, abbiamo questo Curve Modifier e il Subsurf che è lo stesso modifier. Se noi spostassimo verso l'alto il Curve, vedete, possiamo farlo tramite questa freccetta.
avremo di nuovo un'alterazione. Quindi ripremiamo CTRL Z per cancellare l'ultimo passaggio. E cosa dobbiamo fare? Noi dobbiamo applicare prima il primo modifier, che è il subsurf, cliccando apply, e poi lo applichiamo alla curva apply. A questo punto noi siamo pronti per fare il bake della nostra mesh. Non faremo altro che fare render, setup e bake sculpt mesh, lasciamo tutti i valori, bake, ed ecco la nostra sculpt map. No, perché non siamo in edit mode, porca miseria. Eccolo qua, scusatemi, mi sono incastrata. Eccola qua la nostra sculpt map. Comunque la rifacciamo per sicurezza. Render, bake, setup e bake sculpt mesh, bake. Eccola qua. Scusate il casino, cerco di fare più tutorial che posso e lascio un po' indietro la qualità. Ciao a tutti, ci vediamo al prossimo tutorial. Spero che vi sia stato d'aiuto.